La prima volta che trovo tutto! L'ho trovati tutti! Ora, io non è che sono un grande fan degli eventi che ripeti più volte nel corso di pochi mesi, ma non credo che farebbe schifo a nessuno se ci fosse un evento Budokai. A me non farebbe schifo. Per farmi un'idea di chi ci sta, il mini boss si chiama Shikigami Kurama. Non ho idea di chi cavolo sia. Mentre il boss più difficile è Whisper Babbo Natale. Whisper Roshi. Certo, Roshi. Allora, questa è la fionda che bisogna mirare. Oh, allora. Oh, per fortuna. L'unica cosa che mi salva dalla colite che mi sta regalando questo evento, fionda, è che devi mirare, trascinare in basso, mirare e poi rilasciare. E non trascinare il dito sullo schermo e sperare che Weeb vada nella direzione da te desiderata. Quindi, la colite per oggi la scampiamo, Yokai Watch, eh? Comunque sia, le slottate oggi le faccio, eh. Un po' di punti amicizia li faccio giusto per sbloccare il tiro più forte, i punti che mi dà e anche la potenza di lancio. Quindi un po' li faccio, ma non tanti. Dopo di quello non aiuto più nessuno, perché se no, già che non mi va di giocarci, poi se non mi aiuto da solo è un macello. Non posso arrivare per conto mio, figuriamoci per gli altri. No, di nuovo niente. Neko Bastet. Che l'altra volta uno non è Neko Bastet, è Neko Mata. No, è Neko Bastet. C'è scritto Neko Bastet, sarà Neko Bastet. Che poi è Neko con il simbolo del re. Non Neko col simbolo del gatto. C'è differenza, eh. Mo, ok, dire guarda quello è di Neko. Sì, ok. Ragazzi, madonna ragazzi, madonna ragazzi, madonna. Ma i due tripla S che fanno danno a Shikigami Kurama. Eccoli qua. Shikigami Bastet. Grandissimo. Poggers per lui. Poggeroni. E Shikigami Sagojo. Grande, Shikigami Sagojo. Che cazzo di nome è Sagojo? Oh mio Dio, bellissimo lui. Kano? È il Kano? Ah, non è di questo evento il Kano. Peccato. Vabbè. Però bello Kano. Senza faccia. Facciamo un'altra slottata per cercare di prendere Ryuta Satoba? Ci proviamo Ryuta Satoba che mi piace tanto. Mi piaci? Non è vero, però ci proviamo. C'è anche Seleno. Ah, c'è Seleno. Quello che c'è nelle patate, Seleno. Oh, un altro l'altro triple S, vai, grande. Sagojo, bene. Oddio, anche se il Dragon Emperor expenda Kaide Puntos, quindi sì. Ah, ma non è che uno di questi è mid-event. No, non mi dice che è mid-event, quindi beh. Non sempre però il sito da quale prendo le informazioni mi dice subito i mid-event, quindi allora, vediamo un po'. Un altro paio di slottate ce le faccio. Stavolta magari l'evento, se mi ci perdo una mezza giornata, lo finisco. Però non c'ho voglia. Grande. Vieni qui. Mamma mia, ragazzi, cosa succede oggi? Guardalo. Mazzonna. Hino Hikari. Chi è Hino Hikari? God Kakushu. Wow. Kamikakushu Hino Hikari. Hino perché è fuoco. E Ryuta Satoba. Mamma mia. Coraggio? Non lo so, non conosco lo spagnolo. Grande zio. Porca miseria, ragazzi. Questi due fanno danno a Whisper, Whisper Roshi. L'ultima. Mo perché un attimo mi sono infervorato, sì. Okay, Watch, non gioco più. Mo stavolta lo gioco sì l'evento. Mamma mia, non ci credo, un'altra volta. Però è una, ma cavolo. E tre, e sono tre. Aspetta, Seleno, il Seleno. Ragazzi, no, aspetta. Aspetta, ora. No. Oh, porca miseria. Allora, questa è l'ultima per davvero.
Perché se mi è capitato lui vuol dire che non capita il Dragon Emperor. Il Dragon Emperor è Mid Event. Ok. Mamma mia. Cazzarola, tutti l'ho trovati. Va, questo qua a livello 3 ormai. Tutti. Allora, Dragon Emperor è Mid Event. Per forza. Tutti l'ho trovati. La prima volta che trovo tutto. L'ho trovati tutti. Ma... Allora, non so se il Dragon Emperor è di Mid Event, ma faccio l'ultima proprio per premere la fortuna più possibile. Se non è Mid Event lo trovo. Pogger proprio... Ok, niente. Oh mio Dio, voglio tutto. Ok. Allora voglio convincermi che sia Mid Event il drago. Mi voglio convincere che sia Mid Event e non premo ulteriormente la mia fortuna. Sono a posto così, ragazzi. Mamma mia! Tutto! Niente, ragazzi, che altro vi devo dire? Grazie per essere passati. Io... Niente, in descrizione trovate il link per Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye!